da Ber21, salve a tutti in questo nuovo video interpreto Ercole dal capolavoro Walt Disney d'animazione del 1997, caspita, già 25 anni, Hercules. Spero che questo video vi piaccia, un celebre ciao a tutti i fan del doppiaggio, da dico Dubber21, Dub is the word è il mio motto, buona visione a tutti, spero che il video vi piaccia perché si va a incominciare. Ercole! Attento! Meg! No! Che sta succedendo? L'accordo con Ada è rotto. Aveva promesso che sarei stata salva. Meg! Perché l'hai? Non avresti dovuto. Le persone fanno sempre cose pazze. Quando sono innamorate. Oh, Meg. Oh, Meg! Io! Sei sempre così eloquente. Non ti resta molto tempo. Puoi ancora fermare Ade. Sto io con lei, ragazzo. Tu guarirai. Te lo prometto. Andiamo, Pegaso! 1, 2, 3, 4, forza, muoviti! Non ti sento! Te lo giuro, Ade. Quando sarò uscito da... Sono io che do ordini ora, sputafulmini. E credo che ti piacerà qui. Non metterti troppo comodo, Ade! Ercole! E con questo la partita si riapre! Ehi, Ercole! Grazie, amico! Prendeteli! No, prendete lui! Non me! Lui! Seguite il dito! Lui! Idiota col cavallo! Grazie, figlio mio. Come cavalla! Le mie intenzioni erano serie! Ero davvero attratta da te! Adesso guarda il tuo vecchio all'opera! Ragazzi, alzate i deretani da titani e arrossate qualche olimpica chiappa! Chi mi ha spento i capelli? Ma almeno c'è un bel premio di consolazione che mi aspetta. Una tua amica che muore dalla voglia di vedermi. Meg! E dunque questo era il mio doppiaggio di Ercole dal capolavoro Walt Disney di animazione del 1997, Hercules. Spero che il video vi sia piaciuto, un celebre ciao a tutti i fan del doppiaggio da Dico Dubber21, Dub is the word è mio motto e ci vediamo presto con tanti nuovi video. Se questo video vi è piaciuto per favore commentatelo e sappiate però che le offese per me non sono opinioni, va bene? Ok, benissimo, fate i bravi e ciao al prossimo video. Meg! No! Che sta succedendo? L'accordo con Ada è rotto. Aveva promesso che sarei stata salva. Meg! Perché l'hai... Non avresti dovuto. Le persone fanno sempre cose pazze. Quando sono innamorate. Oh, Meg. Meg, io... Sei sempre così eloquente. No, non ti resta molto tempo. Puoi ancora fermare Ade. Sto io con lei, ragazzo. Tu guarirai. Te lo prometto.
Andiamo, Pegasus! Uno, due, tre, quattro, forza, muovetevi! Non ti sento! Oh. Te lo giuro, Ade, quando sarò uscito da... Sono io che do ordini ora, sputafulmini. E credo che ti piacerà qui. Non metterti troppo comodo, Ade! Ercole! E con questo la partita si riapre! Sì, Ercole! Grazie, amico! Prendeteli! No, prendete lui! Non me! Lui! Seguite il dito! Lui! L'idiota col cavallo! Grazie, figlio mio. Come cavalla! Le mie intenzioni erano serie! Ero davvero attratta da te! Oh, oh. Ah, adesso guarda il tuo vecchio all'opera! Ragazzi, alzate i deretani da titani e arrossate qualche olimpica chiappa! Chi mi ha spento i capelli? Grazie a un mondo, Megafusto! Ma almeno c'è un bel premio di consolazione che mi aspetta! Una tua amica che muore dalla voglia di vedermi! Meg! Mi piacerà la sorpresa! Simba, credo proprio che ti piacerà da morire. Ed ecco un'altra somiglianza tra Ad e Scar, l'umorismo nerissimo sulla morte. Io semplicemente adoro questo film. Coi suoi 25 anni è invecchiato veramente bene. Ha un approccio più divertente rispetto ad altri film della Disney anni 90, ma sa quando deve essere serio, come in questa scena. E Meg direi che lo merita questo. Da disillusa dagli uomini a dare la propria vita per Ercole. E poi dai, il suo sarcasmo è mitico. E poi Ade come antagonista è tipo la versione maschile anni 90 di Yzma delle Follie dell'Imperatore. Uno spacco unico, cioè. Voglio dire, la dinamica tra lei ed Ercole funziona perché non è soltanto l'attraenza fisica, i muscoli, l'eroismo. Diciamo, è qualcosa che si sviluppa nel corso della storia. Cioè, capite, non è qualcosa di frivolo, di superficiale. Ed è per questo motivo che, a mio parere, non ha proprio nulla da invidiare agli altri pezzi da 90 della Disney. Detto questo, io vi saluto. Ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi, fate i bravi, eh? L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. Non metterti troppo comodo, Ade! Ercole! E con questo la partita si riapre! Sì, Ercole! Grazie, amico!